amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Eccoci qui, siamo ritornati a Conzano, siamo presso Etabeta e oggi insieme al numero uno dei laghetti, lo chiamo così io, ma è la realtà, colui che è il più bravo che c'è nell'allestire laghetti in Italia, Gianni Ricci, che vedete là alle mie spalle, andremo a realizzare un laghetto, un piccolissimo laghetto. Questo è un video adatto a tutti coloro che non hanno tanto spazio e vogliono avere almeno la gioia di poter coltivare anche delle piante acquatiche. State con me che andiamo da Gianni a chiedere qualche buon consiglio. Eccolo là il Gianni Ricci. Allora, è tutto pronto per questo mini laghetto, Gianni? Sì. Allora, spieghiamo innanzitutto che cosa si può fare con poco spazio, Gianni. Sì, se uno ha un terrazzo, un balcone, un piccolo attico oppure un piccolissimo giardino in città e non vuole scavare, non ha spazio, ormai è pieno di aiuole, piante di tutte le dimensioni, ma vuole godere della fioritura e della crescita delle piante acquatiche, che è un genere di piante che non è facile inserire dentro un laghetto, dentro un giardino, scusate. Ecco la soluzione: mini pond, mini laghettini realizzati in piccoli mastelli, piccoli contenitori. Qualsiasi cosa uno possa trovare, mastelle in ferro zincato, non ha alcuna importanza. Alle piante non interessa dentro cui vengono coltivate. La cosa importante è che almeno il mastello abbia la possibilità di avere un centinaio di litri d'acqua, un diametro almeno di 60-70 centimetri, meglio 80. Come allora, fatto. Vediamo questo qua. Questo che materiale è? Un PVC? Qui è un polietilene, una plastica resistente ai raggi ultravioletti, alle intemperie, al gelo invernale, al sole estivo, al caldo. Abbiamo un diametro più o meno 80 centimetri. 80, ok. Quindi, ed è un buon punto di partenza. Non occupa molto spazio nel giardino, ma si presta a realizzare un piccolo ecosistema perfettamente autosufficiente. La differenza tra un grande lago come quello che si vede qua o un mini laghettino non esiste, non c'è differenza. Cioè, bisogna soltanto impostare bene la partenza, bisogna copiare la natura, non si inventa, noi non abbiamo inventato nulla, ci siamo soltanto avvicinati alla natura per capire come si comporta, come si è comportata nel creare un ecosistema acquatico, e l'abbiamo copiato. Quindi, quali sono le tre regole fondamentali da rispettare per ottenere un ecosistema dentro cui l'acqua non all'interno del quale l'acqua non andrà mai, mai, mai cambiata, andrà rabboccata soltanto quella evaporata, grazie proprio all'azione depurante delle piante, all'azione rigenerante delle piante, l'acqua rimane sempre pulita, non manda cattivi odori, non manda odori che sanno di stagno o di acqua putrescente, perché le piante hanno il compito di ossigenare, di filtrare, di depurare, di ombreggiare. Quindi le tre regole sono queste: ossigenare, ombreggiare, depurare. Perfetto. E quindi in che modo ossigeniamo? Ossigeniamo utilizzando una pianta sommersa. Nei laghi puliti si possono vedere sul fondo ondeggiare, non sono alghe, sono proprio piante che vivono completamente sommerse, ancorate al fondo dei laghi. Quindi, questa qui per esempio si chiama Elodea canadensis. Allora, e questa che funzione ha, Gianni? La funzione di dare ossigeno all'acqua, ossigeno, e di depurare, perché vivendo completamente sott'acqua svolgerà la fotosintesi clorofilliana sott'acqua e libererà l'ossigeno nell'acqua, a differenza delle piante terrestri che liberano l'ossigeno nell'aria. E ossigeno è uguale vita. Se c'è ossigeno si sviluppano le colonie batteriche buone, quelle che decompongono la sostanza organica che deriva dagli escrementi dei pesci, dalle foglie che si decompongono, a differenza dei batteri meno buoni, quelli anaerobici, che invece producono anidride solforosa, che dà quel odore di uova marce, quindi di stagno, dove c'è qualcosa che non funziona. Quindi ossigeno, vita. Perfetto. E in più, per vivere, consumano grandi quantità di sali minerali, ed ecco la depurazione. Perfetto. Quindi, per una vasca del genere basta un mazzetto di piante ossigenanti, che può essere l'Elodea, ma può essere il ceratofilli. Si propaga nel tempo questa? Si propaga perché corre sul fondo, tappezza tutto il vaso creando dei cespi molto folti. Ho visto che l'hai ancorata con del ghiaietto. Sì, perché serve soltanto come zavorra. Sì. Le piante ossigenanti producono poche radici, gli servono per ancorarsi, non per assorbire sali minerali. I sali minerali vengono consumati e assorbiti direttamente dal fusto e dalle foglie. E quindi
per non mettere terra e sporcare, metto della ghiaia come se fosse idrocultura. Benissimo. E l'appoggio sul fondo. Ecco qua. E lei starà lì, basta, noi non dobbiamo fare più nulla. E lei inizia a filtrare e a ossigenare. Benissimo. Poi? La seconda pianta, la ninfea. Chiaramente la ninfea è la regina dell'acqua, fiorisce per 6 mesi consecutivamente, produce un fiore ogni 7-10 giorni, quindi è una gioia continua. Non esiste sulla faccia della terra una pianta che ha una fioritura così lunga, 6-7 mesi consecutivamente. Così ogni, tanto, Gianni? Così tanto. La ninfea è una pianta che produce un bocciolo, se sta bene, se ben nutrita, a settimana o ogni 10 giorni. È vero, ci sono degli ibridi, dei cultivar che magari sono meno rifiorenti e altri più rifiorenti. Ormai sono stati ibridati più di 500-600 cultivar diversi di ninfee. Ce ne sono più generose, meno generose, ma quelle generose producono un fiore ogni settimana. Uno sfiorisce e un altro arriva, ininterrottamente. C'è una piccola pausa nel periodo estivo, quando le temperature diventano torride, come ultimamente che siamo arrivati anche a 40 gradi. Allora le piante rallentano il loro metabolismo, vanno quasi in una specie di letargo estivo, e allora producono meno, filtrano un po' meno e producono anche un po' meno fiori, ma poi si riprendono appena il caldo cala, assestandosi sulle classiche temperature estive di 27, 28, 29 gradi. E quindi introduciamo la ninfea. Eccola qua. La ninfea invasata all'interno di un vaso. Guardate che bello. Ricordatevi di usare sempre vasi forati, cestelli specifici per piante acquatiche. Adesso io ho usato una ninfea in coltivazione nostra, che quindi non era nel cestello forato, ma perché viene poi venduta e viene trasferita poi nel cestello adeguato. Perciò ci vuole un cestello forato. Il cestello forato è importante perché permette alle radici di fuoriuscire e quindi di svolgere anche loro la fotosintesi, cioè di svolgere anche loro l'azione filtrante. Più filtro, più depuro, più l'acqua rimarrà pulita. Okay. Ogni pianta quindi deve svolgere la sua funzione biologica. Perfetto. È bella, ma deve essere anche utile. Per ultimo, possiamo mettere tutte quelle piante, chiamate piante palustri, che in natura vivono sul bordo dei laghi. Quindi qui abbiamo messo piante che sono ancorate sul fondo e non escono mai dall'acqua, le ossigenanti. Piante ancorate al fondo che escono con le foglie, le ninfee. Adesso piante che vivono sulle sponde dei laghi, le cosiddette piante palustri. Sono piante che hanno i piedi a bagno e la testa all'aria, nell'aria. Quindi tutta la vegetazione si sviluppa fuori terra, ma le radici sono sul bordo dei laghi. E quindi noi andiamo a ricreare la stessa sponda. Non possiamo quindi appoggiarle sul fondo, perché dobbiamo ricreare la riva. Allora cosa facciamo nelle vasche tonde così? Utilizziamo una semplice e classica fioriera che andiamo ad appoggiare in questo modo. Guardate dentro che bello cui che sta venendo. Andremo a mettere le nostre piante palustri. Queste cosa sono? È una composizione di piante palustri formata da un Acorus calamus. L'Acorus calamus è una pianta che assomiglia all'iris, ma non è un iris. È chiamato calamo odoroso perché se io strofino le foglie, o quando le foglie sono sbattute dal vento, emana un profumo che sa di mandarino selvatico. Ecco, molto molto interessante, molto buona come fragranza. Poi abbiamo una ottuinia cordata e una potentilla anserina. Ah, c'è la potentilla anche acquatica? Sì. Ah, che bella. Quindi l'ottuinia fiorirà di bianco, la potentilla fiorirà di giallo e l'acorus farà una spiga color marrone. Guardate che eleganza. E poi mettiamo un'altra composizione di piante palustri in modo da arredare in modo completo la nostra sponda. E qui abbiamo una Lobelia cardinalis che fiorirà ad agosto di rosso. Abbiamo una Colocasia Pink China, che è molto resistente al freddo invernale, che fiorisce poi di un bianco, bianco crema, leggermente sfumato di rosa. E poi abbiamo una pianta tappezzante che si chiama quadrifoglia, Marsilea quadrifoglia. Ma che bello! Tutte queste piante palustri producono masse radicali, e qui si vedono, che escono dai cestelli. Ah, eccole qua. E che svolgono la cosiddetta azione fitodepurante. Togliamo le foglie. Eccoli i cestelli forati che dicevamo prima, guardate.
Ecco, questi è fondamentale questo. Fondamentale. Fondamentale perché io posso far crescere la pianta in un vaso chiuso e la pianta cresce, però non mi serve a niente, perché non filtra niente, le radici rimangono insaccate all'interno di un vaso chiuso. Io devo sfruttare la sua capacità di depurare, quindi le radici le devo lasciare uscire. Perfetto, allora l'ultima cosa che ti chiedo Gianni, allora al di là che è spettacolare questa composizione, d'inverno cosa succederà? D'inverno sono tutte piante rustiche, adesso qui ho messo per praticità una ninfea blu, che si sa le ninfee blu sono piante tropicali, ma si può tranquillamente mettere una qualsiasi ninfea rustica, bianca, rosa, gialla, pesca, salmone, con infinite sfumature di rosa, di rosso, e che è rustica e di conseguenza a fine stagione, come le piante terrestri si spogliano entrando nella fase di letargo invernale, così anche le piante acquatiche si spogliano, le foglie diventano gialle, i rizomi entrano nella fase dormiente, quiescente invernale. Le piante palustri diventano secche, vanno completamente tagliate per evitare che cascando dentro marciscano, arricchendo l'acqua di troppi sali minerali, e tutto quanto entra in riposo. L'acqua la toglieremo? No, assolutamente. Ah. L'acqua va lasciata, il laghetto, il mini laghetto va tenuto sempre pieno. E anche se gela? Anche se gela, anche se ci sono i pesci all'interno, grazie all'azione delle piante ossigenanti che forniscono ossigeno anche nel periodo invernale, perché sott'acqua chiaramente non si forma il ghiaccio, si forma nei primi centimetri della superficie, le piante ossigenanti continuano a svolgere la fotosintesi anche ridotta, ma continuano a fornire ossigeno e questo garantisce la sopravvivenza dei pesci anche sotto il ghiaccio. Benissimo, allora ringraziamo Gianni Ricci per questa bella idea che ci ha dato. Fateci sapere in calce a questo video se avete provato a seguire appunto il consiglio di Gianni Ricci, magari mandateci anche qualche foto. Spolliciate sempre e iscrivetevi al nostro canale. Ciao, alla prossima!